19 gennaio 2007. Il giornalista turco-armeno Hrant Dink viene ucciso ad Istanbul. L'assassinio, di matrice politica, suscita commozione in tutto il paese. Nato il 15 settembre 1954 a Malatia, nel cuore dell'Anatolia, dopo aver frequentato le scuole armene, si laurea prima in zoologia, poi in filosofia. Direttore responsabile della testata Agos, primo giornale bilingue della comunità armena di Istanbul, grazie alle sue battaglie la piccola minoranza accresce rilevanza politica nell'immensa Turchia culturalmente dominata da una maggioranza politica sempre più nazionalista, in cui chi osa nominare il genocidio viene perseguitato. Dalle colonne del suo giornale, Hrant Dink promuove con determinazione anche il dialogo tra Turchia ed Armenia. Nonostante, o forse a causa, del suo impegno pacificatore, nell'ottobre 2004 finisce sotto processo con l'accusa di lesa turchicità e viene condannato a 6 mesi di prigione. Negli ultimi mesi, prima dell'attentato, riceve minacce sempre più frequenti, ma non abbandona Istanbul. «Se me ne andassi», ripete, «lascerei soli coloro che combattono per la democrazia. Sarebbe un tradimento. Siamo tutti armeni», ripete la folla ai funerali, cui partecipano 100.000 persone, per la stragrande maggioranza turchi. Dal 5 maggio 2009 a Hrant Dink sono dedicati un albero e un cippo nel Giardino dei Giusti di tutto il mondo, che ha sede a Milano.